Su ciascun pianeta della galassia c'è una forza definita il flusso. Un'energia formidabile e magica. Noi di Achillean la chiamiamo il respiro. Il flusso è talmente potente che il suo utilizzo è stato proibito, tranne che nel Galactic Football, lo sport più spettacolare dell'universo. Dopo 15 anni, sfidando il destino avverso, una giovane squadra di Achillean vince la Galactic Football Cup, sorprendendo l'intera galassia. E i ragazzi sono ansiosi di provarci di nuovo, anche se nuove e difficili sfide li attendono. Il nostro destino è nelle loro mani. Galactic Football! Nell'episodio precedente di Galactic Football. Sì, Ned, ho deciso di lasciare gli Shadows. Vi auguro tutto il meglio. C'è un posto libero nel vostro shuttle? May! Hurra! Che bello rivederti. Speravamo che tornassi. Ho letto l'annuncio che hai messo per il tuo corso. Avrei una proposta da farti. Se permetti, vorrei spiegarti con calma. Attenta dove... Ehi! Tu sei Nina Otto, vero? Ti ho guardata giocare alla Holo TV. Sei davvero fantastica. Ragazzi, credo di essermi innamorato. Stasera assisteremo in diretta a una classica della GFK. Gli Snow Kids contro i Wombat. Sì! Termina adesso l'incontro. 3-2 per gli Snow Kids. È noto a tutti che la coppa è la reliquia più antica della nostra galassia. Nello spazio è inavvicinabile. Ma al termine di ogni Galactic Football Cup, il trofeo appare all'interno del Genesis Stadium e pertanto è vulnerabile. Conosci un tipo di nome Harris? A lui interessa la coppa. La coppa? Brian Balarius ha detto che la coppa è la chiave per controllare tutto il flusso della galassia. Deve essere questa la ragione. Snow Kids, dovete tenere unita la difesa! Proviamo un altro schema. Dovete impedire al vostro avversario di conservare il possesso palla. Pronti? Via! Di un po', ti hanno mai detto che nella vita reale sei ancora più brutto di così? Ehi! Forse è un confronto un po' troppo duro per lei. No, Clown. Quando scende in campo deve pensare soltanto alla competizione. E lei lo sa bene, è una professionista. May, devi dimenticare chi è il tuo avversario. Concentrati sul gioco. Non fargli superare la linea. Scusa, ma la palla non deve superare la linea. Ottimo lavoro, avete afferrato l'idea. Il segreto di una partita è impedire che la squadra avversaria sviluppi il suo gioco d'attacco nella vostra metà campo. Il segreto è nella difesa, avete capito? Nella difesa! Qualcosa in contrario, Micro Ice? No! Mi ha preso alla sprovvista. Quando gli ho detto che... Risparmia il fiato, Micro Ice, perché ti allenerai finché non avrai imparato a bloccare il tuo avversario prima che passi la linea. Preparati. Oh no, non è giusto. Mentre voi ragazzi vi fate la doccia e vi prendete il pomeriggio libero. Ecco a voi la prossima stella difensiva del GF Cup. Che spiritoso. Ottima prova, May. Sei stata fantastica. Sono molto felice che sei tornata con noi. Anche io. Sai una cosa? Sento di essere di nuovo a casa. Sì, le cose sono quasi tornate come prima. Già, l'hai detto quasi. Con una sola piccola assenza. Cari,
spettatori, mi trovo insieme ai tifosi del Team Paradisia, intrepidante attesa della squadra che ha fatto impazzire d'entusiasmo questa GF Cup. Non vedo l'ora di vederle, le amo da impazzire. Se non fossero degli umani, penserei che si sono fritti i circuiti. Ecco che arrivano. Paradisia, Paradisia, TP, TP. Mickey, Kim, Gianluca, gli aderiamo a Team Paradisia, vincendo per noi. Accidenti. Questo era solo un assaggio, amici. A poche ore dall'inizio della competizione, qui attorno si respira una vera mania per il Team Paradisia. Non assistiamo a un entusiasmo di questo genere dalla prima apparizione degli Snow Kids. Sono delle ragazze molto belle e intelligenti, e delle grandi giocatrici. Questa è una squadra che non si può fare a meno di amare. E prossimamente saranno nostre ospiti all'interno del programma, quindi restate sintonizzati. A cosa serve vincere due GF Cup se poi ci ignorano? Sì, essere famosi sembra quasi inutile. Bene, siamo arrivati. Piccola Killian, la vera cucina di Achillian. Perlomeno qui c'è ancora chi ci ama. Ehi, attento! Anche se qui c'è bello. Coraggio, siamo venuti per divertirci. Non è poi male che ogni tanto i nostri fan ci lasciano respirare. È una gran gioia per me dare il benvenuto a dei campioni come voi. Adoro il vostro stile. Carica queste foto su nostalgia.com, farà piacere ai collezionisti. Adoro il vostro gioco, siete i migliori! Perché non mi autografate 100 palloni? Sono per i miei clienti. Complimenti, Bello, hai fatto una grandissima carriera. Sì, il lavoro duro è ormai il passato, il futuro è nella ristorazione. E qui troverete solo cibi di Achillian fatti in casa. E ovviamente vi consiglio i famosissimi crauti di Achillian. Tombola! Crauti per tutti, allora! Ehi, toglimi una curiosità. Non vedo traccia della Mais Light nel tuo menù. Beh, l'avremo finita. Che storia è mai questa? Siamo pieni di Mais Light in magazzino, ma lei mi ha detto che non devo servirla. Ma della Mais Light fresca e 7 porzioni di crauti a Killian. Arriviamo subito. Ehi, non siete al completo. Dov'è il vostro amico Jock? Non è più un nostro amico. Devo andare un momento in cucina. Pensavo che selezionaste la vostra clientela. Salve, vorrei riservare il vostro tavolo migliore per stasera. Vengo a mangiare con la mia famiglia. Per noi sarà un piacere. Ti dispiace autografarmi dei palloni? Ehi, avete visto che hanno anche il sorbetto di Bulgork? È il mio preferito, proprio come lo fa mia madre. Ehi, ma dove stai andando? Aspetta, non hanno ancora servito i crauti, aspetta! Sined, aspetta! Ti prego, Sined, aspettami. Dobbiamo parlare. Perché? Io non ho più niente da dirti. Ma io sì. Ti devo una spiegazione per la mia scelta di lasciare gli Shadows. Ci potevi pensare prima. Ma io non me ne sono andata per te. È che non potevo restare con loro. Sentivo il bisogno di ritornare alla mia vera famiglia. I miei amici, gli Snow Kids. Loro sono la mia famiglia. Ne avevo bisogno, come tutti del resto. Riesci a capirmi? Sarei potuto essere io la tua famiglia se me l'avessi permesso. Ma capisco che non hai mai dimenticato veramente Jock. Questo non c'entra assolutamente nulla. E comunque, Jock non è tornato con gli Snow Kids. Davvero? È un vero peccato per te, allora. Buona fortuna. Jock, Warren, hanno vinto tutto. Se anche tu vuoi diventare un campione, iscriviti al Galactic Club, la nuova accademia di Galactic Football. Bene. Che ne pensate? Non è niente male.
Con il vostro aiuto, ragazzi, questa accademia sportiva formerà tutti i futuri campioni di Galactic Football. Workshop dettagliati, classi avanzate, tiri molto speciali. Forse manca un adeguato training atletico, ma mi piace molto. Inizieremo in piccolo, con questo semplice holo trainer. Ma che importa? Quello che conta è quanto possiamo dare a questo progetto. Ho preso accordi con la mia squadra e sarò disponibile anche durante la Coppa. Tu che dici, Jock? Già, hai intenzione di giocare con gli Snow Kids oppure... Eh? Cosa? Oppure vuoi continuare a fuggire dalle tue responsabilità? Non lo so, io... May! Ascolta, Jock, io... Qualsiasi cosa, ma non provare a chiedermi di rientrare in squadra, chiaro? Ma è di questo che abbiamo bisogno, capisci? Ah, non vedo alcuna ragione per cui dovrei farlo. Jock, a volte devi cercare di guardarti dentro. Prova a chiederti perché e grazie a chi oggi sei quello che sei. Sì, certo, come vuoi. Ci penserò su. Stammi bene. Che c'è? Ascolta, Jock. Quando te ne sei andato per unirti al Team Paradisia, ho dovuto lavorare il doppio per farti dimenticare dai tuoi ex compagni. Era chiaro che gli mancavi. E non solo sul campo da gioco. Quello su Paradisia era un torneo minore. Ma ora parliamo della Coppa, Jock. La Galactic Football Cup. E non credo che tu voglia perdere questa occasione. Tu sei uno Snow Kid. Sono d'accordo con lui. E sarebbe anche un bene per i Galactic Club avere dei campioni in attività in squadre famose. Allora, che ne dite di dare un'occhiata al nostro holo trainer? È incredibile! Siamo ancora bloccati sul 2-2 in questo splendido incontro tra i Pirates e i Red Tigers. Tira in porta e colpisce il palo. La palla rimbalza. Stevens la colpisce al volo e realizza! È il terzo gol dell'incontro per Stevens. Incredibile! Sì! Stevens ha fatto una tripletta. Non riesco a crederci. È il giorno più bello della mia vita. Ed ecco che riprende il gioco. Dove sei finito, Artie? Non dovevamo incontrarci. Sono rimasto al Rivet Club per guardare la partita. La partita? Stai scherzando? Noi dovremmo stare insieme a Sonny 24 ore al giorno. E i Pirates avanzano di nuovo. Un passaggio, Stevens riceve la palla e segna. Sì! Va bene, Bennett, arrivo immediatamente. L'incontro tra Pirates e Red Tigers è appena finito con una bellissima vittoria 4-3 in favore dei Pirates. Ed ecco i risultati degli ultimi incontri. I Lightnings battono i Pulsar 2-1 e le Electras sconfiggono i Sandmen of Menlor 1-0. Tra poco l'incontro che tutti stanno aspettando, un match con le ragazze del momento che deciderà chi sarà l'ultima squadra a entrare nei quarti di finale. Il Team Paradisia contro i Cyclops. E siamo pronti a seguirla in diretta con voi. La parola ora va a Kelly e Artegor. Salve cari amici, qui l'umore è salito alle stelle. Lo stadio è pieno zeppo di tifosi del Team Paradisia. Sono arrivati qui in massa per questo evento. Lo stadio sembra davvero pieno. Non ci sono più posti liberi. Posto ultra VIP. Cyclops o Team Paradisia? Ripeto, Cyclops o Team Paradisia? Per quale squadra fai il tifo? Ah, ma che mi importa? Cyclops! Beep. Corretto, Cyclops. Ho un posto tra gli ultra VIP! Un sogno che si realizza! Seguite Jock e fate come vi ho ordinato.
difensori sono stati centrati dal flusso ipnotico dei Cyclops. Riescono a malapena a reggersi in piedi. Oggi Hulk 1 del Team Paradisia sembra insuperabile, insuperabile! Il Team Paradisia sblocca il punteggio. Sì, ancora una volta i Cyclops giocano in modo sconsiderato e subiscono un gol meritatamente. Mi gira tanto la testa. Te l'ho detto di non esagerare con i Krauti. Ti prego, non parlarmi di Krauti. Fino alla fine del torneo posso mangiare soltanto frutta e verdura. Sì, mi dispiace molto doverlo dire, ma come al solito i Cyclops giocano in modo dissennato. Sono assolutamente fuori di testa. Ehi, ragazzi, fermiamoci! Non ho più io il pallone! Ho detto che non ce l'ho più! Oh, una nuova contromossa di Nicky 4. Gol! Una rete fantastica! Hai intenzione di giocare con gli Snow Kids oppure vuoi continuare a fuggire dalle tue responsabilità? Sapevo di trovarti qui. Qualcosa ti preoccupa? Tutti sembrano sapere molto meglio di me dove dovrei essere in questo momento. Papà, non so che fare, sono confuso. Ascolta, figliolo, la mia vita non è stata sempre facile. È così che vanno le cose e non c'è molto che si possa fare. Ma anche in tempi molto difficili, avevo sempre i Pirates accanto a me. Erano la mia unica famiglia. Finché non ti ho ritrovato, ovviamente. Mi fido di loro e lotto al loro fianco. Sono la mia famiglia. Ma loro mi odieranno a morte. Non posso tornare con gli Snow Kids. Cosa penseranno di me? Che uno dei loro è ritornato a casa. È questo che conta. Hai ragione, papà. Sonny! Sta attento! Droni, diamoci le gambe! Intercettare, eliminare. Siamo in trappola. Spero di non essere in ritardo. Grazie, Artie. Ci è mancato poco. È tutta colpa mia. Non dovevo venire qui. Ti sto mettendo in pericolo. No, ti sbagli, papà. È colpa mia. Io non dovrei essere qui. Il mio posto è altrove. Ehi! Credo proprio che è qualcosa che mi appartiene. Il pallone. Ti ringrazio tanto. Bene, bene, bene! La porta è vuota e il Team Paradisia segna ancora! Ormai per loro è una partita in discesa. Per fortuna i Cyclops hanno un solo occhio con cui piangere.
Molto bene. La partita che abbiamo tanto atteso finisce col pesante punteggio di 3-0 per il Team Paradisia sui Cyclops. Esatto. Gli incontri dei quarti di finale sono al completo. Questo è il quadro. Gli Xenons contro i Rikers, il Team Paradisia contro i Lightnings e in ultimo i Pirates contro le Electras. È un'ottima cosa per te giocare contro gli Snow Kids. Ma non lo sarà certamente per loro, perché perderanno. Ben detto, figliolo. Ok, ora firma qui, e qui, e qui. Sai, questo contratto è di estrema importanza per la nostra fondazione. Tua madre e io dobbiamo ritornare su Ascalon, eh? Ma che cosa vedo? Cosa stanno architettando questi due ladri? Ma lei... lei chi è? Non l'ho mai incontrata prima d'ora. Lasciaci in pace, per favore. Ma che diavolo sta succedendo? Voi tre vi conoscete già? È da molto tempo. Sono i più grandi artisti della truffa dell'intera galassia. Che cosa? No, non può essere vero. Forse è un errore. E invece è così. Di solito si fingono dei genitori dispersi da tanto tempo e truffano chi è così ingenuo da credere di aver ritrovato i propri genitori naturali. E poi... dimmi che non dice la verità! Dimmi che non dice la verità! Oh, due artisti della truffa? Questo scoop avrà delle conseguenze inimmaginabili! Va tutto bene? Non riesci a dimenticarti di Harvey, vero? Per me era come un fratello! Abbiamo la stessa scheda madre! Ok, ascolta un momento. Ho preso dei pezzi di ricambio al mercato di Genesis. Possiamo costruire una ricetrasmittente e trovarlo, che ne dici? Magari è salito su uno shuttle diverso, che era diretto in un'altra parte della galassia, chi lo sa? Giuro sui miei circuiti, è un'idea geniale! Modalità felice, hip hip hurra! Oh, oh. Bene, siete tutti qui. Sono andato a vedere gli Shadows e ve ne volevo parlare. Nel prossimo incontro dovremo giocare come una vera squadra, uniti e concentrati. E lasciamo da parte i vecchi conti in sospeso con i nemici. Capito, Micro Ice? Ho altri nemici oltre a Sined in cima alla mia lista. E uno di questi si chiama... Jock! Ascoltate, ho bisogno di parlare con voi, amici miei. Nel prossimo episodio di Galactic Football. Restate uniti. Gli Shadows cercheranno il contatto fisico. Non dovete lasciargli alcuno spazio.